La Germania è una terra ricca di fascino e di tradizioni, capace di attirare visitatori in ogni stagione dell'anno. Mentre molti la scelgono in inverno per immergersi nella magica atmosfera dei mercatini di Natale, esiste un altro volto che incanta chi preferisce viaggiare d'estate. Tra i suoi più recenti estimatori c'è Ilary Blasi, celebre conduttrice televisiva italiana, che ha deciso di trascorrere parte delle sue vacanze estive proprio qui. Ma dove si trova? Come testimoniato dalle sue storie su Instagram, Ilary Blasi sta esplorando la Germania in compagnia del suo attuale compagno, Bastian Müller, la cui patria natale sembra averla conquistata. In particolare, l'ex di Francesco Totti sembrerebbe aver dimostrato un forte apprezzamento per una delle città più iconiche della nazione tedesca, Francoforte. Nota come il centro finanziario del paese, si tratta di un posto dalle mille sfaccettature, che unisce modernità e tradizione in un mix unico. Ilary Blasi ha condiviso sui social una suggestiva foto che immortala i maestosi grattacieli di Francoforte, sottolineando così una delle caratteristiche più affascinanti della città, il suo skyline, che a tratti potrebbe ricordare quello di una metropoli americana. Francoforte, infatti, non è la tipica città europea fatta di strade strette e antichi edifici in pietra. Al contrario, qui dominano il paesaggio grattacieli moderni, che le hanno valso il soprannome di Manhattan, un gioco di parole che unisce il nome del fiume Meno, che attraversa la città, e il celebre distretto di Manhattan a New York. Questo confronto con l'America non è casuale. Francoforte è la sede della Banca Centrale Europea e di numerosi istituti finanziari globali, che hanno contribuito alla costruzione di questi imponenti edifici. Ma perché visitarla? Germania, Ilary Blasi si gode le bellezze di Francoforte. Ecco perché visitare la città. Francoforte non è solo modernità. La città offre anche un ricco patrimonio culturale e storico. Passeggiando per il centro, si possono ammirare edifici storici come il Romer, il municipio della città, che con la sua facciata gotica e le sue sale storiche, rappresenta il cuore antico del posto. Non lontano si trova la Paulskirche, la chiesa di San Paolo. Eppure ciò che rende questo posto davvero speciale è la sua capacità di mescolare il vecchio con il nuovo. Oltre ai grattacieli e ai monumenti storici, la città è anche famosa per i suoi numerosi parchi e giardini, che offrono un rifugio verde nel cuore della metropoli. Tra questi spicca il Palmengarten, un grande giardino botanico dove i visitatori possono rilassarsi e godersi la natura. Ilary Blasi, attraverso le sue storie Instagram, sembra essere pronta a svelare a milioni di follower le meraviglie di Francoforte. Insomma, mentre l'inverno tedesco con i suoi mercatini di Natale continua ad attrarre turisti da tutto il mondo, l'estate in Germania offre un'esperienza altrettanto affascinante, tra grattacieli che sfidano il cielo e angoli di storia intrisa di cultura.